Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Dite la verità, vi è mancata Spot da Pro. È passato più di un mese dallo scorso episodio e non so dirvi in quanti ci avete scritto per consigliarci partite da analizzare. Questa cosa mi piace, quindi se beccate qualche match di Pro League pieno zeppo di Spot, scrivetecelo in direct su Instagram. Il link è in descrizione. Per questo video però la scelta è stata quasi obbligata. I G2 e gli ex Penta hanno affrontato i nuovi Penta in una partita combattuta. Non vi faccio spoiler sul risultato. Col commento dei grandissimi Eddie e Chinook, gustatevi tutto il video e scopritelo alla fine. Dopo i panic sarà attesa un approccio da parte degli avversari. Pengu già sta insegnando qui, altra scuola, una traiettoria dal lato interno di console per andare a colpire le scale gialle. Non lo vediamo poi tanto spesso. Il vero dubbio è se è possibile solamente sparare o se è possibile anche attraversarla a questo punto. Pronti, partenza via. Quasi scontato che il primo spot di questa partita ci venisse mostrato da Pengu. Durante la tipica caccia al roamer dei momenti iniziali del round, ci mostra una linea di tiro rischiosa, ma estremamente interessante. Con Ibana, ma anche con Ashe o Zofia, è possibile aprire un bel varco nelle pareti di stanza segreta, senza dover entrare nell'edificio, ma semplicemente restando rampinati alla doppia finestra. Da quella posizione sarete in grado di chiudere completamente il percorso di scale gialle, avendo ampia visuale sulla quasi totalità del pianerottolo superiore. Ti fa persino paura, ti dà l'impressione che tu non sia mai in vantaggio neanche su unità numerica. Ti è inserito. Sono. Non tempo. Incoscienti. Sulla posizione di Sirboss, lo stanno cercando. Questo è semplice quanto efficace. Aprendo dei fori sulla parte alta della parete divisoria di mensa, si riesce ancora una volta a bloccare il passaggio su scale gialle, ma in questo caso si tratta del piano inferiore e soprattutto di uno spot utile ai difensori. La linea di tiro che si viene a creare può essere usata sia restando coi piedi a terra, sia salendo sul tavolino. Vi consiglio comunque di usare lo spot facendo parecchia attenzione. È vero che vi permetterà di massacrare gli avversari che proveranno a fare appena mezzo passo verso il garage, ma quelli più attenti potrebbero essere in grado di usare questa tattica a loro vantaggio, magari sfruttando un po' di prefire. I fori in quella posizione sono ottimi anche per granate di smoke e per le C4. Basta esercitarsi appena un paio di volte per eseguire dei lanci perfetti. Evan, non ricordo chi dei due fosse. Non si comprende come mai, nonostante fosse nascosto di fianco al furgoncino, nessuno lo avesse notato, ha deciso di ruotare fino a dietro a... Restiamo nello stesso site perché in un episodio di spot da pro che si rispetti non può mai mancare l'Evil Eye di Maestro. Per questo piazzamento vi basterà salire sul tettuccio della macchina scavalcando dal cofano motore. Normalmente il breach avviene sul lato del van bianco e in quel caso la torretta resta abbastanza coperta e permette di osservare tutto l'ambiente, anche in caso di fumogene. La possibilità di sfruttarla a 360 gradi però rende questo spot ancora più malvagio. Riuscirete a tenere d'occhio tutti gli accessi al garage. Morire. Eh sì, è lì il round si è perso. Quando a un certo punto i Penta hanno deciso... Ah, tocca al mio main. Finalmente ho qualcosa da mostrarvi. Forse qualcuno conoscerà già questo spot, ma è sempre bene rinfrescare la memoria, soprattutto se si tratta di Mute. Il jammer in quella posizione è troppo lontano dalla botola e non serve ad impedirne il breach. Lo scopo principale ve lo mostro in video. I droni, per quanto in troppi non se ne rendano conto, sono armi devastanti nelle mani giuste e a livelli alti sono essenziali soprattutto nella caccia ai roamer. Bloccarne il passaggio in una zona trafficata come l'atrio o il corridoietto di sala stampa può rallentare notevolmente l'avanzata degli attaccanti. Almeno da quel punto di vista proporranno qualche implementazione oppure saranno un po' tante improvvisazioni anche lì. Qui
Qui abbiamo una sorta di 2 in 1. Nella difesa del site di Atrio, la botola al piano superiore viene quasi sempre distrutta dai difensori, sia per il passaggio rapido, sia per coprire al meglio la zona a rischio plant. Aprendo la parete tra stanza riunioni e corridoio, si viene a creare un pixel pick mostruoso, che il mio amico Johnson chiamerebbe pick millimetrico. I colpi arrivano quasi ai piedi del cancello dello spawn. Dicevo 2 in 1 perché dalla stessa posizione è possibile coprire tutti gli accessi all'atrio, sempre grazie al gioco in verticale. Aprendo il pavimento dietro al desk, riuscirete ad avere il controllo totale dell'altro punto a rischio plant. Non vi resta che difendere con le unghie e con i denti il piano superiore. La wave è dovuta all'aggiornamento di oggi. L'aggiornamento è stata anche rifresciata la lista di chi risulta rientrare nei parametri. Questa tattica è ormai entrata di prepotenza nel meta di Consolato già da un po' di tempo, e finalmente sono contento di aver trovato la partita adatta per mostrarvi gli spot di questa mappa. Se usata bene, Mira, posizionata nella stanza del personale con un solo specchio nero, riesce a difendere tutto il lato est del piano superiore. Non ci sono mezzi termini, basta un po' di impegno per rendere ufficio amministrativo off limits per gli attaccanti. Un ADS di Jäger vicino alla porta vi proteggerà da granate o flashbang, e con la parete aperta ma solo a mezza altezza, così da evitare che vi aprano lo specchio sparando dalle scale, vi creerete un'ottima via di fuga in caso di problemi. Non sottovalutate la possibilità di aprire la parte superiore del muro. Questo trick ve l'ho già mostrato nel primo episodio sugli spot parkour. Spero l'abbiate visto, altrimenti lo trovate alla fine di questo video. E in questa situazione non è affatto male. Arriva l'apertura del soffitto e poi il prefire fenomenale, panico. Gliel'abbiamo chiamata e poi elimina proprio Goga. Così come ci aspettavamo, arriva un'altra apertura di soffitto, sta rendendo praticamente ingiocabile il site, rischia un'altra uccisione e costringe, credo, Pengu alla fuga più assurda, che a questo punto è sotto terra. Restiamo nella stessa zona della mappa per uno spot davvero utile, soprattutto dopo l'introduzione del nuovo site per le bombe, quello di Tellers e Archivi. Aprendo quelle due voragini sul pavimento di front office si riesce a prendere il controllo di buona parte del sito superiore e delle scale. Le aperture vanno fatte all'incirca all'altezza dei due stipiti interni di entrambe le porte, e per quanto il primo vi permetta effettivamente di mirare nella zona in cui viene posizionata una delle due bombe, il secondo a parer mio risulta ancora più utile. Avrete la possibilità di vedere le teste dei difensori che si affacciano sulle scale senza nemmeno correre il rischio di essere notati. Con Bacco con Sledge non avrete limiti e potrete sfruttare al meglio il gioco in verticale, coprendo un'area ancora più vasta, il tutto da una posizione vantaggiosa. E quando i G2 non si aspettano qualcosa, non sempre sono in grado di reagire. Sono un team che ha così tanto allenamento che è abituato a fronteggiare un milione di situazioni possibili, ma... Voglio fare un passaggio rapidissimo su quella finezza sfruttata sempre da Pengu, prima di passare allo spot geniale che ha usato in questo stesso round. Perché apre il muro prima di rinforzarlo e di piazzarci lo specchio di mira? In questo modo si libera di quei pezzi di legno superflui che vanno sempre a coprire i due lati del vetro, bloccando la visuale. Quando il gadget viene piazzato sulle pareti interne, le parti di intralcio possono essere eliminate sparando col pompa dal lato opposto, ma in questo caso il vetro va sull'esterno, quindi conviene fare così. Non si aspettavano minimamente, tant'è che il C4 di Pengu è stato tirato di fatto contro uno scudo invincibile, il prefire di Junas. Una volta piazzato quello specchio nero, Pengu se ne va al piano superiore e spara qualche colpo a ridosso dell'entrata del bagno. Quella porta infatti corrisponde esattamente a quella tra mensa e garage. Dai buchi è possibile proteggere quell'accesso ancor prima che gli attaccanti arrivino sull'uscio. Ma non solo. Nella difesa del site spesso si apre un connector dietro i tavoli ribaltati, ma capita che gli attaccanti riescano a pushare fino a quell'apertura. Basta quindi entrare nel bagno e mirare attraverso gli stessi buchi per coprire anche quell'accesso alla mensa.
Vi lascio alle fasi finali dell'ultimo round, ma prima fate esplodere il tasto dei like e leggete la descrizione. Non lo fate quasi mai. Ci sono tutti i link dei nostri social, anche quelli dei profili personali di Instagram. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Arrivano le flash, perché probabilmente incendiare i fumogeni di Capitavo a questo punto, perché la situazione lo richiede. Arriva il push di Panic! Oh mio Dio, che mette quasi a sedere un uno contro uno. Goga deve fare tutto da solo. Chissà che non riesca. Ce la fa! Ce la fa! GG! È la prima volta in questa season, Eddie. In 14 giornate temevamo di non vederlo e alla 13esima abbiamo dovuto aspettare. Ma la storia è incredibile. Ciò che non potevamo credere. I Penta battono i G2. I nuovi Penta battono i vecchi Penta e riescono a festeggiare in questo momento Enemy. Una vittoria importantissima per loro, almeno per l'onore, visto che a livello di classifica non va a muovere nulla. Ma l'orgoglio di essere l'unico team ad aver vinto contro i G2 negli ultimi mesi.